Stai ascoltando ABC Marketing News, il podcast di InfoMyWeb dedicato a professionisti e aziende che vogliono sfruttare il marketing per far decollare il proprio business. Che cos'è una landing page e che differenza c'è tra essa e un sito internet? A cosa serve? Come deve essere costruita? Ma ciao, io sono Brandon Kirchier e in questo episodio proverò a rispondere a queste semplici domande. Letteralmente, landing page significa pagina di atterraggio. Si tratta di una pagina web in cui un utente viene indirizzato da un link esterno, per esempio un annuncio sponsorizzato o un risultato che trova su un motore di ricerca. La peculiarità di una landing page è quella di essere costruita con dei contenuti molto specifici. Mi spiego meglio. Innanzitutto punta ad un target preciso, cioè si rivolge ad un potenziale cliente con determinate caratteristiche. Ha un unico obiettivo, parla solitamente di un solo prodotto o di un solo servizio. Non ha link esterni. Solitamente non è presente il menu di navigazione e non ci sono quindi distrazioni che possono far allontanare o abbandonare la pagina al nostro utente. È persuasiva e spinge l'utente a compiere un'azione che corrisponde al nostro obiettivo. Al contrario, il classico sito internet che siamo abituati a vedere contiene molte pagine, presenta vari prodotti o servizi, è rivolto a un pubblico molto vasto e può contenere anche diversi obiettivi. Per progettare una landing page funzionale è indispensabile seguire pochi semplici consigli che adesso ti vado ad elencare. Partiamo dalla headline, ossia il titolo. È la parte più importante perché, in poche parole, deve convincere l'utente a proseguire la lettura. Sicuramente approfondirò l'argomento in un prossimo episodio. Il testo e le immagini devono essere essenziali, chiare, semplici e soprattutto convincenti. Deve essere presente una call to action, una chiamata all'azione. Potrebbe essere un pulsante, un modulo da compilare che di fatto coincide con l'obiettivo della pagina. Una landing page quindi è uno strumento efficace da utilizzare nella propria strategia di marketing e può avere molteplici obiettivi. Facciamo qualche esempio. Far entrare il potenziale cliente in un percorso che lo porterà all'acquisto di un prodotto o un servizio, quello che normalmente viene chiamato funnel marketing. Altro esempio è quello di aumentare gli iscritti a una newsletter. Questo potrebbe essere proprio il primo step di quel funnel marketing di cui parlavo prima. Generare contatti commerciali. Quindi chiedo i dati, un nome, un telefono, un'email a qualcuno che è interessato magari al mio servizio e quindi lo potrò poi ricontattare per fissare un appuntamento. Oppure vendere un prodotto o un servizio, quindi direttamente un pulsante che con l'uso di una carta di credito, di un bancomat, di un pagamento elettronico possa effettivamente vendere direttamente online il prodotto o il servizio. O anche semplicemente creare una lista di persone interessate a partecipare a un evento o essere contattate nel momento in cui verrà lanciato un nuovo servizio. Nella creazione di una landing page valgono le regole di base della creazione di un sito internet e per evitare gli errori più frequenti ti consiglio di ascoltare l'episodio numero 22. Ed è necessario variare i contenuti in base al grado di consapevolezza della persona e in questo caso ti consiglio vivamente di ascoltare, se non l'hai ancora fatto, l'episodio numero 23. Non c'è limite alle possibilità che si possono generare con una o più landing page, ma è indispensabile che tale strumento faccia parte di un progetto di marketing ben strutturato. Quindi, se hai bisogno di un aiuto per creare la tua strategia di marketing o semplicemente per creare la tua landing page, puoi provare il nostro servizio creato appositamente per te. Troverai tutte le informazioni sul nostro sito su infomyweb.com.
durante la sigla tutti gli altri nostri contatti. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vuoi inviarci commenti, suggerimenti, per ricevere maggiori informazioni o consulenze per migliorare il tuo marketing, scrivici a podcast@infomyweb.com. Ci trovi su Facebook, Instagram e LinkedIn. Visita il nostro sito www.infomyweb.com, dove troverai numerosi suggerimenti per il tuo marketing e tutti i nostri servizi. O vieni a trovarci presso la nostra sede a Viterbo. Ti aspettiamo!